Con solide radici e uno sguardo al futuro, il gruppo Amadori oggi è una delle maggiori aziende alimentari d'Italia, che si distingue per qualità, sicurezza e trasparenza. 6 stabilimenti produttivi, oltre 7.200 dipendenti. Un gruppo industriale che cresce in armonia con il territorio e che investe in nuove tecnologie per migliorare la sua efficienza, diminuendo i consumi e ottimizzando le risorse. E in quest'ottica Amadori è attivo un po' su tutti i fronti: solare termico, fotovoltaico, biogas, cogenerazione. Il 50% dell'energia elettrica che utilizza il gruppo proviene da fonti rinnovabili, che è un dato sicuramente molto importante, e in più in questo sito abbiamo un prodotto che è il campese allevato all'aperto, la cui produzione è interamente fatta da energia rinnovabile, quindi completamente verde. Siamo nello stabilimento di Mosciano Sant'Angelo in provincia di Teramo. Tra le scelte del gruppo perseguite in questo sito come strada del risparmio energetico si sta percorrendo anche quella della valorizzazione energetica delle biomasse tramite la produzione di biogas. Per cui partendo da scarti di lavorazione, grassi e proteine, produciamo energia elettrica ed energia termica, andando quindi a ridurre il consumo di gas metano da una parte, quindi energia elettrica acquistata dalla rete. Un impianto di cogenerazione in grado di produrre energia termica che l'azienda recupera al 100% ed elettrica, pare al consumo di circa 2.300 famiglie. Le acque di lavaggio insieme alle acque di produzione vengono raccolte in una vasca di stoccaggio e inviate a un flottatore dove separiamo le proteine dai grassi che inviamo al digestore. Al digestore, oltre alle proteine e ai grassi, inviamo anche i residui di panatura che contengono olio e pane residuo della lavorazione di prodotti terzi. Da questi scarti otteniamo circa 16.000 kg giorno di COD, che è il nostro carico organico che alimenta il digestore, da cui produciamo 7.000 normali metri cubi di biogas. È un biogas nobile perché contiene il 70% di metano. Questo ci permette di ottenere ogni giorno circa 14.800 kWh di energia elettrica e circa 16.000 kW di energia termica. L'energia termica prodotta dal cogeneratore ha una doppia origine. Proviene una quota parte dai fumi di combustione, dove otteniamo del vapore a 10 bar e che inviamo all'interno del sito produttivo, mentre l'acqua calda che proviene dai motori la utilizziamo un 50% per alimentare sempre il sito produttivo, mentre il restante 50% lo utilizziamo per riscaldare il digestore. Grazie anche alla digestione anaerobica e alla cogenerazione, il sito di Teramo, in linea con gli obiettivi del gruppo, persegue uno sviluppo sostenibile con ricadute positive anche sull'ambiente. Non solo perché la combustione impedisce la diffusione nell'atmosfera del metano emesso naturalmente dalla decomposizione delle sostanze organiche, ma anche perché, ad esempio, la riduzione del 70% della matrice organica all'interno del digestore ha permesso un ingente risparmio del trasporto su gomma di digestato e flottato, passando da 3 autotreni al giorno ad un solo autotreno ogni 3 giorni. Quindi, per tutto quello che abbiamo visto e sentito, i risparmi economici, di impatto ambientale sull'ambiente, siamo pienamente soddisfatti della scelta che abbiamo fatto.